così come ci è stata insegnata sulla geometria euclidea, ci sono state proprio, siamo stati bombardati con alcune credenze che sono quelle su cui si basano i paradigmi attuali. Per esempio, una è la teoria del travaso, cioè che se, in sintesi, se uno è molto ricco, io sono fortunato a stargli vicino perché sicuramente un po' della sua ricchezza scenderà a pioggia verso di me. E quindi qui c'è, bisogna attirare gli investimenti, bisogna attirare, perché se noi abbiamo dei ricconi, oppure bisogna difendere i grandi patrimoni, proprio perché c'è questo assunto, questo è proprio un assioma, per cui se io sono, se ci sono dei grandi ricconi, sicuramente questo produrrà a pioggia un effetto benefico sulla comunità. Per osmosi, sì, è una cosa un po' così. Cioè, la pioggia ancora non la pioggia. Ogni tanto uno dice, beh, e diciamo oggi la maggior parte di questi, cioè, oggi si è trasformato, non c'è più il riccone, sono proprio direttamente i mercati. Quindi se uno, e lì la cosa è diventata, dobbiamo ossequiare i mercati così che possano investire verso di noi, e in questo modo noi otterremo beneficio. Questo, diciamo, quell'ossequio ai mercati deriva un pochino da questo punto di vista. Sto semplificando, ma neanche tanto. In virtù di cosa questo avviene? In virtù di un altro paradigma ancora più, che poi è quello più centrale oggi, perché siamo appunto in un mondo ultraliberista. Cosa intende per liberista? Non vuol dire liberale, non è che un liberista ci tiene ai diritti, quindi alla libertà intesa come diritti civili, sono due concetti diversi, anche se a volte si chiama neoliberalismo. Il paradigma liberista si basa sull'autoregolazione. Autoregolazione vuol dire lasciare libero il mercato di fare quello che gli pare. Ovvero sia che se lo Stato non interviene, quindi se non c'è nessun intervento, secondo questa teoria il sistema si autoregola e dalla mia avidità scaturirà sicuramente qualcosa di buono per la collettività. No, no, questa è un'altra cosa. Questo avviene attraverso un altro fenomeno ancora più interessante, che noi definiamo supposta mano invisibile. Sarebbe la mano invisibile di Adam Smith, che però noi non possiamo che aggiungere l'attributo supposta, in quanto il povero Adam Smith, e qui cominciamo anche a capire come dietro questa scienza ci sono anche proprio, perché è una scienza che si basa su un assioma provvidenziale neoprotestante, perché questo signore in pratica a un certo punto va a dire che certo, se con lo Stato leggero esiste una mano invisibile che autoregola i mercati, che sarebbe la provvidenza. È così, cioè proprio questo dice. E lui magari ci credeva pure, cioè, infatti poi parliamo di un poveretto di più di 2 secoli fa, quindi, però questo è il fulcro di tutta la teoria neoliberista ripresa da Friedman in poi, da Chicago Boys, in cui dicono no, bisogna togliere o smantellare tutto, lasciare che i mercati possano agire con la loro intelligenza autoregolatrice, una specie di, in virtù proprio della mano invisibile. Un po' come la domanda offerta che si autoregola. Sì, quello è, diciamo, è la base, esatto, quello poi che uno poi da studiare, cioè ti mettono anche delle cose matematiche, certo. Perché, però gli dice che in un regime di libera concorrenza domanda e offerta si autoregolano, eccetera, eccetera. Il problema è che quindi ci sono sempre delle forzature nel definire le condizioni del sistema, perché per esempio nel momento in cui tu non metti dei limiti alla concentrazione del capitale, ecco che apre il campo a dei poli di monopolio che ti perturbano il mercato e quindi non c'è più libera concorrenza. E quindi se tu non metti per esempio il freno alla concentrazione di capitale, ecco che è impossibile un mercato libero. E quindi altro che autoregolazione, si creano come dei buchi neri e cominciano ad assorbire tutto e a distruggere anche. D'altronde, quando c'era Adam Smith, il buco nero non era ancora stato neanche ipotizzato, quindi lui non ne ha colpa. Perché la cosa pazzesca, la cosa che uno dice, ma com'è possibile? Che uno poi legge queste cercherie e poi scopre che veramente si basano su Adam Smith.
Poi con tutta una sorta di camuffamenti matematici, statistici, però sono proprio giochi matematici. Se andiamo alla sostanza, arriviamo lì.